Ciao a tutti ragazzi! Avete notato che quando raggiungete i 30 o più semplicemente siete degli asociali, iniziate a paragonare il Ferragosto un po' al Natale? Sì, un'occasione dove vedere tutti quegli amici che non potete vedere ogni giorno, che non vedete da tanto tempo, vuoi per il lavoro, vuoi per gli impegni, vuoi perché osservare quella mosca che vola lassù in alto piuttosto che passare una serata stancante in compagnia di amici, divertirsi, bere, quelle cose che fanno i giovani. Ma a Ferragosto si sta insieme. Quindi adesso andrò a parlarvi della mia organizzazione per Ferragosto e già che ci sono vi lascio qualche ricettina dell'ultimo secondo, facile ed economica, perché è tanto col pitipuffolo che vi siete organizzati prima. Inizio con la colazione dei campioni. Una fetta di cipolla, un filo d'olio, una fetta di pane per sandwich tagliata al centro e un uovo. A metà cottura rimetto sopra la parte ritagliata e giro. Voilà, pronto in meno di 5 minuti. Nel frattempo penso che Ferragosto è domani, ma che io sono stato invitato soltanto ieri. Questo vuol dire che hanno già scelto la loro vittima sacrificale da rilegare alla griglia per tutto quanto il giorno. Quella persona che non parlerà mai, che non starà mai con gli altri, quella persona che passerà tutta la giornata dietro quella griglia a farsi mordere dalle zanzare e a gastimare tutto il tempo. Ed è brutto sapere che non sono io, perché altrimenti mi avrebbero invitato più di 4 mesi fa. Mi avrebbero venerato e pregato e mi avrebbero anche trattato bene. Che poi non è che sia negativo, eh. Come vi stavo dicendo, se siete asociali, è il paradiso. Mangiate prima, dopo e durante, visto che siete voi a prepararlo per gli altri. E inoltre, non banale, potete decidere chi sarà il destinatario di quella salsiccia che vi è caduta a terra prima. Però siamo tra amici, non si fa. Mentre penso a queste cose importantissime e un po' rosico per il fatto che non sia io il destinatario della griglia, beh, si è già fatto ora di pranzo, quindi metto giù un po' di pasta e preparo il pesto di rucola e mandorle, ricetta che vi lascio qui nelle descrizioni, insieme a tutte le altre che vi consiglio. Vi salvo questo Ferragosto, vi faccio fare una bellissima figura. Do una mescolata alla pasta, la divoro in un boccone e vado avanti con il mio pensiero. Cosa dovrei preparare? Focaccia alla curcuma, pomodoro e 7 cereali. Si sa che si mangia al posto del pane, ma qualcosa di più leggero? Magari un'insalata con il pollo o la versione vegana, o magari le melanzane alla sarda, oppure una frittatone. Non ne ho la più pallida idea. Fatto sta, mentre perdo tutto il pomeriggio a pensare a quello che dovrei preparare, si è già fatta sera. E che fai, non mangi? Sì che mangio. Salamella. La faccio a pezzettoni e insieme ad un po' di cipolla rossa le porto in una padella con un filo d'olio. Nel frattempo metto a bruschettare un po' di pane e a metà cottura vado ad aggiungerci un po' d'aceto per creare l'effetto agrodolce. Lascio evaporare tutto l'aceto e voilà, il panino è pronto. Buonissimo, tra l'altro. Ma mentre penso a questo e mentre sto scrivendo, guardo fuori e si è già fatto buio. Scendo qui giù e registro questo video, il che vorrà dire che stanotte io dovrò editarlo per farvelo uscire alle 14. Domani è Ferragosto ed io non ho ancora fatto la spesa, ma grazie alle mie skill e al mio problem solving vorrà dire che mi presenterò lì con un pacco da 12 wurstel pagato 2,50 euro, perché tanto, raga, lo sapete che a Ferragosto il wurstel riempie.